Siamo minacciati dalla mafia. Il sistema ci terrorizza, ci pone in bilico tra tutto e niente. Davvero saremmo disposti a rischiare il tutto per non far parte del sistema? Perché l'individuo non dovrebbe curare il proprio interesse e invece badare agli interessi dello Stato ed essere a favore del giusto? Non dare mai nell'occhio. Non è meglio curare i propri interessi? La mafia. Una realtà che riguarda tutti noi italiani, eppure ognuno si chiede: cos'è la mafia? La mafia va dal più piccolo comportamento scorretto al più corrotto dei sistemi. È una realtà che, anche a nostra insaputa, ci ingloba e ci corrompe. Un sistema di paura che ci costringe ad essere collaboratori di questa grande macchina. Funzionari, avvocati, politici e perfino giudici vengono corrotti e corrompono il sistema sano. È una malattia che infetta un organismo, è un virus che si propaga, è una tentazione per coloro che lucrano, è il veleno che sabota il corretto funzionamento dell'intero organismo. Ma si può fare qualcosa. Tocca anche a noi combatterla. Tocca a noi cambiare la realtà in cui viviamo. Tocca a noi fare quel poco che significherà molto. Dopotutto, se i giovani sono il futuro, dobbiamo cambiare questo presente. Articolo 416 bis del codice penale, nota anche come legge Rognini La Torre, fu la prima vera legge a promuovere un'assidua lotta contro la mafia. Reato di associazione mafiosa, confisca di beni e capitali illeciti, attività economiche illecite e associazioni armate sono tutti concetti stilati in questa legge e che prevedono ognuno una condanna precisa che va dai 9 ai 24 anni di galera. Così recita l'articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla Camorra, all'Andrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. L'epilogo della legge è chiaro. Ogni associazione con mentalità mafiosa va scardinata e debellata sul nascere. Thank you.
soltanto recentemente si sta cercando di prendere seri provvedimenti contro la mafia. Il primo segno di combattimento è stato l'installazione del pool antimafia, seguito da una serie di articoli. Numerosi sono i provvedimenti contro il reato di autoriciclaggio e di traffico illegale. Al giorno d'oggi sono dibattute in Parlamento le leggi per contrastare la mafia. Si cerca di modificare il codice penale e ottenere provvedimenti su prescrizioni, su corruzioni e falso in bilancio e su nuovi reati in materia ambientale. Non si insegna ai bambini che esistono i draghi, quello lo sanno già. Si insegna ai bambini che i draghi si possono sconfiggere, ed è quello che fanno gli scrittori come Saviano. Non dicono che la mafia c'è, ma dicono che la mafia può essere sconfitta.